Allora, intanto il punto su come sono stati utilizzati i finanziamenti europei, quindi quali sono stati gli investimenti anche che la Regione Marche ha fatto? Allora, l'obiettivo che avevamo nella progressione di spesa dei fondi europei per il 2019 era di 75 milioni di euro. La Regione Marche con 120 milioni di euro ha superato del 160% quello che era l'obiettivo che l'Europa ci dava, dimostrando di essere secondi solo l'Emilia Romagna in tutta Italia. Quindi un lavoro importante, la capacità di mettere a disposizione del sistema i fondi. In realtà quelli che sono stati già utilizzati sono quasi 500 milioni, quasi la totalità. Quelli certificati sono una cifra importante perché è quello che fino al 2023, il famoso N+3, andrà vagliato proprio per non dover mandare indietro queste risorse. Noi le stiamo utilizzando per le imprese, per lo sviluppo economico, per le scelte strategiche, dalla internazionalizzazione all'innovazione nell'impresa, al credito, o per gli enti pubblici, per le infrastrutture, per il rafforzamento di quelli che sono gli edifici, sia in termini strutturali sia in termini di rispetto dell'ambiente. Sono veramente le risorse più importanti sulle quali possiamo fare affidamento, una fetta significativa dell'insieme degli investimenti della Regione fa. E la dimostrazione di questa forte capacità e impegno di spesa è la volontà per la Regione di mettere a disposizione dei cittadini il massimo in termini di risorse ed è anche un segno di buon governo. Chi accodandosi a un dato sbagliato, perché era veramente sbagliato in termini di lettura, ha voluto dire che siccome non sappiamo spendere i fondi europei non dobbiamo governare, adesso dovrebbe dire siccome siete i secondi in Italia è bene che continuate voi a governare. Quindi il centrodestra senza idee e dico anche con poca consapevolezza degli strumenti, dei meccanismi, oltre a dimostrare insomma, chiamiamolo scarsa progettualità, fa un grosso autogol a mio giudizio perché l'argomento diventa esattamente il contrario del motivo per cui l'hanno voluto usare. Cioè, dovrebbero dire bravissimi, continuate così, ci raccomandiamo che siate voi a continuare a governare questa regione.